Siamo alla seconda puntata della storia di Ruth. La storia di Ruth è una storia bellissima, è un libro breve, sono quattro capitoli, ma è ricchissimo di applicazioni per noi come credenti. Nel primo messaggio avevamo visto, non so se vi ricordate chi c'era, chi ha visto il video, sentito il podcast, e poi non dite che non vi tengo aggiornati, potete vedermi, sentirmi e tutte le altre cose. Avevamo visto che era una storia fatta di fame, di fallimento, di funerali e di figli. La fame aveva spinto Elimelech, non ricordate, significava Dio è il mio re, ad abbandonare Betlemme ed andare a Moab, assieme alla figlia Naomi, che significa dolce, e ai due figli Mahlon, che significa malato, e Chilion, che significa morente. Come l'abbiamo scelto questi nomi? No, non lo so. Mahlon, che significa malato, e Chilion. Allora, si era trasferito in un posto che era vietato da Dio, perché Moab era un posto dove adoravano un dio Chemosh e Moabiti, che erano in origine, la discendenza era da uno dei parenti di Abramo, che si chiamava Lot, che aveva commesso incesto con la figlia e aveva dato origine al popolo di Moab. Per cui era un popolo particolarmente brutto, c'era questo dio Chemosh, si facevano dei sacrifici, orge sacre e tutto quanto il resto. I figli avevano sposato due moabite, Ruth e Orpa, e lì aveva cominciato ad esserci problemi. Elimelech era morto, Mahlon morto, Chilion morto. E qui c'erano stati tutti quanti questi funerali. Alla fine Naomi aveva capito che era la fine della sua storia a Moab e decide di tornare a Betlemme. Torna a Betlemme insieme con le due nuore, Orfa e Rosta. A un certo punto dice: fermatevi, tornate indietro. Lasciarmi andare da sola. Orpa ritorna a Moab e di lei non sappiamo più niente. Ruth invece decide di restare e di accompagnare, sceglie di credere nel Dio di Naomi, e di Ruth ci abbiamo una traccia perché lo vediamo. Allora, fame, fallimento, funerali e fine, che brutta storia. E invece tutta questa brutta storia viene completamente rigirata da un'altra parola che si inizia con la lettera F, è la fede. La fede di Ruth. La fede di Ruth, non quella di Naomi. Perché Naomi non aveva fede, sapeva che c'era Dio, era arrabbiata, vi ricordate, con Dio, urlato a Dio. E tanto è vero che aveva deciso di chiamarsi Mara, che significa Mara. Ma la fede è quella di Ruth, infatti. Ruth dice così, nella prima slide che vediamo, era Ruth 1, 16 al 17. Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da lì, perché dove andrai tu, andrò anche tu. Dove starai tu, pure io starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io. E là sarò sepolto. Signore, mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte non si fa. Qui era dove avevamo lasciato le due donne, verso Betlemme, nel deserto, vestite di nero. Vengono accolte, ritorna Naomi e tutto quanto il paese dice: oh, è tornata Naomi. E Naomi dice: guardate, non chiamatemi più Naomi, non chiamatemi più dolce, chiamatemi amata, perché il Signore mi ha pesantemente punita.
però vediamo che questa situazione si stabiliscono in Betlemme e comincia la loro nuova vita. Leggiamo il capitolo 2 di Ruth da 1 a 3. Dice così: Naomi aveva un parente, suo marito, uomo potente, ricco, della famiglia di Elimelech, e si chiamava Boaz. Ruth, la moabita, disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale ho trovato grazia. E lei le rispose: va, figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare sul campo dietro ai mietitori. E per caso, poi non ritorniamo su questo per caso, e per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Tra poco entrerà in scena uno dei due protagonisti della storia, Boaz. Boaz significa forte. Allora qui abbiamo una donna dolce, Naomi, che è diventata amara, in compagnia di Ruth. Ruth significa amica, per cui è una donna dolce che è diventata amara. Amara, che va con un'amica e incontra un uomo forte. Abbiamo il progetto di un meraviglioso miracolo del Signore, perché quando il Signore trova amicizia ma una vita amara, poi manda la sua forza. La prima cosa che vediamo è che Dio qui sta rispondendo a una preghiera che ha fatto Naomi. Perché? Perché nel primo capitolo di Daniele Naomi aveva pregato questo per lei. Quando gli aveva detto Ruth, Orpa, tornate a Moab, aveva tutto questa preghiera. E Naomi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare un riposo in casa di tuo marito. Ora, Naomi aveva pregato questa preghiera cercando di rispedirle a Moab, in un posto dove c'erano i pagani, per cui non si aspettava che Dio esaudisse questa sua preghiera in una maniera completamente differente, che non era quella che lei aveva aspettato. Infatti, la storia dice che per caso Ruth si trova a spigolare sui terreni di Boaz. Ora, nell'originale scritto in ebraico, quel per caso è sarcastico, è ironico. Dice per caso, come dire, era chiaro che si doveva trovare lì. Non è un caso, ma è una benedizione di Dio. Non è un caso, ma è una benedizione di Dio. Vi ricordate che avevamo parlato che Dio ha una mano visibile, gli fa miracoli, e una mano invisibile, quella che non vede. E la mano invisibile sta cominciando a benedire, sta cominciando a sorreggere in maniera effettiva Naomi e Roma. Anche qui vediamo che Ruth, che Naomi non ha ancora capito quello che succederà, perché gli dice soltanto: vabbè, fai e parla. Una riflessione per noi: anche se Dio non si sta mostrando direttamente a noi, anche se non vedi una mano visibile, non vedi un miracolo che tu magari stai chiedendo, ma c'è la mano invisibile di Dio che non ti sta abbandonando, non ti sta. Forse il miracolo che stai cercando è uno, e il Signore invece sta progettando un miracolo differente, che è diverso. Questo non significa che Dio non è in controllo, questo non significa che Dio non sta controllando la situazione. Sapete, molto spesso la potenza e il potere di Dio non la vediamo dalla parabrezza della macchina con cui attraversiamo la nostra vita, ma lo vediamo attraverso lo specchietto retrovisore, perché poi guardando indietro diciamo: ecco perché io ho incontrato Tizio, poi mi ha presentato Caio e poi sono andato in quel posto, ecco perché io pensavo che dovevo andare là e invece la storia mi ha portato di là. Questa è la mano di Dio. Guardiamo in testa. Sapete, personalmente io vivo questa realtà, perché io non penso che sia stato un caso
che nell'agosto di 33 anni fa un mio amico di infanzia mi ha presentato una ragazza inglese che stava in Italia per studiare, che si sarebbe trasferita all'università, ma era negli anni di Dio, perché lui già vedeva che 25 anni fa noi ci saremmo sposati e che 10 anni fa lui ci avrebbe chiamato a piantare una chiesa. Non è niente a caso. Io ti posso raccontare la mia storia, tu hai la tua, racconta agli altri, fai vedere la potenza di Dio nella tua vita tramite la tua testimonianza. Torniamo a Ruth. Ruth si trova per caso a scricolare a Sellette. Ruth non conosce niente di Betlemme perché è una buona vita, ma ha una grande fede. Versetto 2: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. In un'altra versione dice così: fammi andare nei campi a raccogliere le spighe che i miei fittori lasciano cadere, sono sicura di trovare qualcuno che me lo permetterà. Vedete, lei già c'è fino. E dice: se Dio mi ha portato fino a qua, non sono venuta qua per morire di fame, per cui non ci sono, e troverò chi mi farà mangiare. Lei già anticipa che troverà grazia agli occhi di qualcuno. Non vede ancora la mano invisibile di Dio, non la vede ancora, ma ne è consapevole. Ruth non solo a fede, ma si predispone in maniera di ricevere la benedizione del Signore. Perché voi considerate, Ruth è una vedova moabita, senza figli, giovane e bella, che si trova all'equivalente del banco alimentare, perché il fatto di spigolare era proprio una maniera di dare da mangiare ai poveri. E quante avrebbero scelto un'altra maniera per vivere? Non so se mi capite. Giovane, senza, è vero. Molte vedove diventavano concubine degli ebrei, perché la situazione delle vedove era quella più bassa, non potevano vivere, non potevano lavorare, non potevano fare nulla. Altri invece diventavano prostitute. Ruth si mette dalla parte giusta. Io sono qua, cosa posso fare? Vado a spigolare, vado a prendere le spighe nei campi. È bello questo che hai lasciato. Per te, per me, se hai bisogno di un miracolo, se è un miracolo che stai chiedendo nella tua vita, stai cercando di predisporre la tua vita facendo il volere di Dio in modo che la benedizione arrivi. Stai obbedendo ai comandamenti di Dio e stare dalla parte giusta della strada, oppure allora Ruth si trova in una situazione disperata, vedo a mortita, senza casa, con una sorella romana, non è quello che uno vorrebbe come la persona vicina, dice che chi sei? Dice, guarda, sono vedova senza figli, con una suocera acida e mi chiudo una tenda. Anzi, mi dai gli indirizzi mail, non penso che succeda così. Ruth è una neocredente, ricordatevi che sono una neocredente, ma ha capito specificatamente che Dio risponde alla fede. Lei ha una grande fede e Dio la mette di fronte a un grande uomo. Mi dai la prossima legge? Arriva Boaz. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai genitori: il Signore sia con voi. E quelli risposero: il Signore ti benedica. Ora, immaginate un posto di lavoro che arriva e la mattina entri in ufficio e il tuo capo dice: il Signore sia con voi. Tutti quanti si alzano dal loro posto e dicono:
che il Signore sia con te. Sarebbe bello, vero? Oppure magari a scuola, che il professore entra e ti dice il Signore sia con voi, tutti quanti rispondono amen. Non è così. Lui è un credente che va fiero del fatto di essere credente, che benedice le persone che lavorano con lui. Ok, dobbiamo pensare. Poi Boaz disse al suo servo, incaricato di sorvegliare i mietitori, di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose, è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto, vi prego lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mantelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora, soltanto adesso si è seduta per nella casa per il mi dai? Ah no, dov'è? È qui sopra. Guardate quello che dice. Di chi è? Di chi è? Non chiede chi è. E c'è una bella differenza. Si informa dicendo, questa è una lingua, chi è che la protegge? Chi è che provvede per lei? Chi è che la sostiene? Chi è che la difende? È interessato alla questa giovane vedova. Ora, Ruth era in campo per spigolare. Che cosa significava spigolare? Questa era una cosa che c'era anche in Italia, in Romania. Le persone che cosa facevano? Andavano e raccoglievano il grano e caricavano. Ora, mentre qua in Italia era una cosa, un'abitudine consolidata, in Israele era un comandamento di Dio. Dio aveva proprio dato in Levitico un comandamento che dove diceva chi ha un campo mieta al centro, immagini devono essere lasciati non racconti, i margini sono per le persone ai margini della società, i poveri, e erano autorizzati ad andare avanti dietro ai mietitori per raccogliere le spighe che i mietitori se li mettevano a mano facevano cadere. Il mietitore non poteva girarsi e raccogliere la spiga che gli era caduta perché quella apparteneva a nel momento che avevi mietuto, quello era quanto si aspettava, il resto era per i poveri. Ora, nell'Antico Testamento, questa era una parte di quello che il Signore voleva dal suo popolo. Perché? Perché c'erano le decime, che era il 10% del guadagno che avevi durante l'anno. Poi c'erano le offerte che venivano fatte normalmente durante le feste e poi c'era, per chi aveva un campo, quasi tutti avevano un campo di grano o di orzo, c'era questa parte di spigolare. Per cui diciamo che il dare al Signore era più o meno il 25% di quello che la persona guadagnava durante l'anno. Non tutti lo facevano, ma Boaz era un uomo di Dio, lui lo faceva e lo faceva in maniera costante. Boaz aveva chiesto di chi fosse Ruth, non chi era Ruth. E la sua reazione dimostra che grandezza di uomo di Dio. Meraviglioso. E Dio si stava servendo di questo uomo meraviglioso per aiutare Ruth. Esatto. Versetti da 8 a 10. Allora Boaz disse a Ruth, ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino e quando avrai sete andrai a bere dai vasi d'acqua che i servi fanno mattina. Allora Ruth si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra e gli disse, come mai ho trovato grazia ai tuoi occhi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera. Prossimo slide. Da 11 a 13. Boaz le rispose, mi è stato riferito quello che hai fatto. So c'è la morte di tuo marito. E come hai abbandonato tuo padre, tua madre, il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto e la tua ricompensa sia piena dalla parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei tutta rifugiata.
Lei gli disse: posso io trovare grazia ai tuoi occhi, o mio signore, poiché tu mi hai consolata e hai parlato il cuore della tua serva, sebbene non sia neppure una delle tue serve. Come si comporta Boaz di fronte a Ruth e di fronte a Dio? Perché quello che sta facendo a Ruth lo sta facendo in nome di Dio. Perché ricordate, lui è iniziato dicendo: il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per cui, se un credente si presenta inneggiando al Signore, poi deve essere concreto nel continuare ad onorare il Signore. Spesso noi non lo facciamo, siamo tutto parole per il Signore, poi quando ci troviamo a dover fare con il Signore ci tiriamo un pochino dietro. Cosa, no? Cosa da vedremo che va ritorno indietro Benjamin con la precedente, sì, con la colonna, cioè. Perché Boaz va oltre ciò che vede e ciò che sente di Ruth. Perché quello che vede e sente di Ruth non si è fermato semplicemente a quello. Non è, si è fermato a vedere una vedova moabita, vestita di nero, denutrita, sporca, sudata, polverosa, gli hanno detto che era in piedi dalla mattina. Ma vede oltre. Restituisce una dignità che Ruth non pensava di avere agli occhi di nessuno. La prima cosa che fa lui, ricco padrone terriere, è andare direttamente da lei. Guardate come la chiama. Allora, ascolta, figlia mia. Immaginate che cosa significa per una moabita straniera, neocredente, affamata, vedova. Figlia mia, è come se l'avesse successo. Come credente, cerchi di vedere oltre quello che vedi con i tuoi occhi. Paolo in Romani 12:2 dice che non dobbiamo conformarci a questo lato, ma dobbiamo essere trasformati. Dobbiamo essere trasformati nella nostra mente. Se Boaz si fosse lasciato irretire da quello che vedeva, da quello che sentiva, perché gli era stato detto che era una pagana, perché lui non sapeva che era credente, perché era una moabita, per lui una vedova polverosa, sudata, pagana, e chi ci si vuole avvicinare, per carità, me ne sto dall'altra parte del campo. Invece no. Come fare ad avvicinarti? Come puoi fare ad avvicinarti e a sapere di più delle persone? Facendo quello che ha fatto Boaz. Boaz che cosa ha fatto? È andato direttamente. È andato da lui direttamente. Non gli ha fatto schifo il fatto di avvicinarsi. Qualche volta con le credenze ci abbiamo questa po', non dico di schifo, ma di distanza da chi ci sembra non credente o non concreto nella vita. Va direttamente. In questo modo le persone nel bisogno, le persone che sono bisognose, non si sentono disprezzate, ma onorate che tu vai a chiedere. La seconda cosa che fa, va oltre i doveri del suo dare. Perché il dovere del suo dare qual era? Era semplicemente quello di lasciare che le persone spigolassero. Le persone stanno lì dentro, però basta. Lui dice qualcosa che dice, guardate, al non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarsi da lui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si viene e va bene. Ruth non dovrà più preoccuparsi la mattina di alzarsi, perché ormai c'è un lavoro. Boaz ha assunto Ruth come spigolatrice ufficiale. Quindi lei la mattina va al suo lavoro, Tra l'altro il fatto di spigolare era stato stabilito dal Signore perché dà la possibilità di dare ai poveri non umiliandoli, perché i poveri lavoravano. Perché i poveri per guadagnarsi il da mangiare avrebbero lavorato, quindi era un atto di rispetto e di amore meraviglioso delle persone che era stato stabilito da Dio.
Più volte ho detto che noi non siamo sotto la legge, ma siamo sotto la grazia, per cui la legge della decima è soppressa, non dobbiamo dare il 10%, ma siamo sotto la grazia. Siamo sotto la grazia. Gesù è venuto non ad abbassare i livelli, per cui non dobbiamo pensare che Gesù ha soppresso la decima, ma ha innalzato la decima. Gesù è venuto sempre a innalzare gli standard, sempre a innalzare gli standard del credente, a farci fare un passo in più. Se nell'Antico Testamento era la decima, nel Nuovo Testamento, come dice Paolo in 1 Corinzi 6,12, ognuno dia secondo la prosperità concessa. Per cui più prospero sei, più devi dare. E non basta più il 10%. Perché? Perché c'è il comandamento di Gesù in Matteo 22, versetto 39, che dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Quanto ti vuoi bene? Io non lo so a voi, ma io mi voglio bene. Cerco di volermi bene a me. Per cui se ho fame, io voglio bene a Marco e lo faccio mangiare. Non è che lo odio dicendo adesso ho fame, adesso mi punisco e non mangio. Questo si chiama anoressia, è una malattia mentale, una malattia fisica. Per cui, secondo la prosperità concessa, ama il prossimo tuo stesso. Boaz, pure non essendo al tempo di Gesù, già stava obbedendo al comandamento di Gesù di amare il prossimo suo stesso. Terza cosa che fa: si occupa della sicurezza di Ruth. Guardate i versetti 9 e 10, che dice: rimani con le mie serve, ho ordinato ai miei servi che non ti toccano. Abbiamo detto che Ruth era giovane, vedova, probabilmente bellissima, perché le donne di Moab si sapeva all'epoca che erano molto belle, e sarebbe stata una preda troppo semplice, qualsiasi cosa, perché mica erano tutti credenti. Ve l'ho detto che già in Giuda in quel momento era un macello, una situazione dove si facevano cose che non rispettavano il Signore. Per cui gli dice: attenzione, ai miei servi gli ho detto che non ti tocca. Perché? Perché se ti tocca non puoi andare a vedere con me. Anzi, fa una cosa: stai assieme con le mie serve. Stai assieme con le mie serve. Sono le mie serve, per cui sono le persone che io ho più vicino. Come credente, ti occupi di un credente, di altri credenti? Ci occupiamo delle persone per cui abbiamo pregato, abbiamo magari portato al Signore? Gli dai consigli, gli prospetti soluzioni dall'alto, dal basso della tua esperienza come credente? Li proteggi se vedi qualche cosa che potrebbe danneggiarti? Li proteggi? Paolo dice in Galati 6,2: incoraggia a portare i pesi l'uno dell'altro. Portare i pesi. E Boaz in questo momento si sta caricando del peso che Ruth aveva di essere una donna in difesa. Per quello che dico che Boaz è un credente superiore. La quarta cosa che fa: provvede alle necessità di Ruth. Perché vedete al versetto 9: e quando avrai sete andrai a bere dai vasi d'acqua che hanno attenta i servi. Nei campi non ci sono le bacioni dell'acqua, l'acqua va presa dal pozzo e portata sul posto. È faticoso, è un bene prezioso, perché senza l'acqua i lavoratori non lavorano, c'hanno sete, si fermano, si disidratano, svengono. Per cui è un bene preziosissimo l'acqua nel frattempo che le persone stanno mietendo in un campo di orzo. Ruth non avrebbe più dovuto cercare l'acqua, per cui interrompe il suo lavoro per andare a cercare l'acqua, ma sarebbe andato direttamente
ai secchi dove c'era l'acqua e aveva l'autorizzazione, aveva lasciato passare il tesserino, quello come si chiama, il pass, lo ski pass, per andare a prendere l'acqua. E andava a prendere l'acqua. Quante volte hai visto qualcuno in difficoltà? E hai pregato? Speriamo che trovi qualcuno che lo aiuti. Bene, spesso, molto spesso, quasi sempre, se il Signore ti mette un peso, sei tu la risposta. Sei tu che devi provare. Sei tu, Boaz della situazione, che dice ok, serve l'acqua, non ti preoccupare, ci penso io. Ti do il lascio passare per andare a prendere l'acqua e tu non ti devi più preoccupare a prendere. Sei tu che trasformi la sete di un uomo o di una donna in una coppa di acqua fresca, buona e dissetante. Mi dai un attimo la quinta cosa che fa? Loda Ruth davanti a tutti. Infatti guardate il versetto 11. Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tuo suocero dopo la morte di tuo marito. E come hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese natio per venire a un popolo che qui non conoscevi. Forza che cosa hai fatto? Si è informato di quello che aveva fatto adesso. Sapeva, conosceva, ma non gli basta di dire ok, che brava donna. Va bene. Ma prende tutti quanti, perché chiaramente lo stava facendo pubblicamente. Questa cosa era nel campo in mezzo a tutti gli altri, dice io so quello che hai fatto, la vanta davanti a tutti, la incoraggia davanti a tutti, vuole che tutti quanti sappiano. Questa moabita, che allora non si sapeva nemmeno che era una credente, guardate quello che ha fatto una di morta, vedete come si comporta, stava dando un'istruzione generale a tutti quanti. Quante volte ha incoraggiato o ho incoraggiato o ho lodato un fratello o una sorella in Cristo per quello che sta facendo? Quante volte ho pensato invece, va, la metto in imbarazzo, lo metto in imbarazzo, non lo dico, oppure beh, in fondo sta facendo quello che dice il Signore, no? Non è così. Boaz capisce che Ruth ha bisogno di essere incoraggiata nel bene che fa, nel bene che sta facendo. Paolo in Romani 12:10 dice che dobbiamo fare a gara per renderci l'onore e l'esaltato. Dobbiamo fare a gara. Dire tu sei bravo, no sei più bravo tu, no sei più bravo tu, no sei più bravo tu. E questo è il concetto. Incoraggiatevi, incoraggiamoci. La sesta cosa che fa è che prega per la neocredente. Guardate il versetto 12. Il Signore ti sta pregando, comincia con il, quando si comincia con il Signore la preghiera. Il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Boaz sapeva che Ruth era una moabita che era cresciuta a Chemosh, a Moab, adorando Chemosh, non Yahweh, il Dio di Israele. E vuole che Ruth sappia che lei è arrivata nel posto giusto, nel luogo giusto, che il Dio che ha da poco accettato, la sta tenendo protetta sotto un'ala. Cercate di immaginare quello che è passato per la testa di Ruth in quel momento, di vedersi come un piccolo uccello, piccolino, a Montinascone li chiamano gli scialacotti, infatti c'è pure il discorso che lo scialacotto è una persona poco intelligente, perché è piccolo e ha bisogno di essere protetto, sta sotto l'ala di un Dio che è enorme, che strana le sue ali sulla terra e la protegge. Stai pregando per la conversione di qualcuno? In questo momento stai pregando per la conversione di un familiare, un amico, un'amica? Io mi auguro
che Dio ascolti la tua preghiera, ma ricordati che il tuo dovere di sedente non finisce con la confessione. Però spesso portiamo al Signore e poi lasciamo al Signore. Nel momento che tu porti qualcuno a Cristo, tu sei il punto più vicino a Cristo del neocredente. Tu sei l'anello di congiunzione, tu devi continuare a pregare per la persona a cui stai testimoniando Cristo e per cui che ha accettato Cristo tramite la tua testimonianza. Devi continuare a dirgli: sei nel posto giusto, sei nel posto giusto. Dio è con le tue, con le sue ali sopra di te, perché un neocredente è come un pulcino appena nato, può essere preda, togli il lato, tu prendi il pulcino appena nato, lo porti lontano, il primo avvoltoio prende la sua madre, primo gatto, primo cane, la prima faina, la prima donna, la prima volpe, e quante faine, quante donne, quanti falchi ci sono nel mondo. Qui tu sei tenuto a continuare a dirgli: guarda, rimani sotto la mano di Dio, rimani sotto la qui sei al sito. Avevamo detto all'inizio che Ruth si apre con fame, fallimento, funerali e figli. Ma tutto questo viene girato dalla fede di Ruth, che accetta il Dio di Naomi quando lei ha detto: il tuo Dio è il mio Dio. Il tuo Dio è il mio Dio. Ruth accetta quel Dio, che crede che la grazia arriverà, perché lei, vi ricordate, ha detto: io andrò perché qualcuno mi darà grazia, qualcuno mi darà grazia. E che ora che ora vede con gli occhi stessi di Dio: possa io trovare grazia nel 113, nel 113. Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, Signore, poiché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Vedete, Ruth sta cominciando a vedere la mano invisibile. La mano invisibile dice: oh, ma non funziona. Lascia che davvero Dio. Questo Dio che io non conosco ancora, mi piace di sentire di più. Però, oh, funziona. Ho pregato e lui mi ha esaudito. In conclusione, com'è la tua vita adesso? Come la tua adesso? Stai sperimentando la benedizione del Signore? Una situazione stabile? Soldi che sono sufficienti, non dico ricchezze, non dico a livello di proprietà di terreno boat, ma una situazione tranquilla, senza stress economici, senza stress familiari, senza stress di altro genere di lavoro. Bene, sei nella posizione migliore, nella posizione migliore per fare come ha fatto Boaz. Non perdere questa occasione, perché potrebbe non tornare più. Andando oltre quello che vedi, devi andare oltre quello che vedi e servi alle persone per aiutarle. Andando oltre la decima e lo stretto necessario, proteggendo, provvedendo, rodando e pregando per i tuoi fratelli e le tue sorelle di Cristo. Oppure, l'altra situazione, questa situazione di benessere, oppure puoi trovarti una situazione di malessere. Stai attraversando un momento buio della tua vita, dove tutto sembra cooperare contro di te, dove esci la mattina e ad accoglierti non c'è il sole, ma c'è la nuvoletta fantasiana, la nuvola sopra di te, che ti copre, dove fame, fallimento, funerali e fine sembrano l'unico orizzonte. Bene, sei nella migliore posizione per esercitare la tua fede, per esercitare quella fede, per attendere la grazia e soprattutto per rifugiarti sotto l'ala protettiva. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola, grazie dell'esempio che ci dà la tua parola, queste persone stupende di forza, di Ruth. Se tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io come credente voglio andare oltre quello che vedo e sento.
voglio aiutare le persone, voglio essere come Boaz, voglio avere lo stesso cuore, voglio dare oltre quello che è lo stretto indispensabile, e voglio essere una persona che protegge altri credenti, che provvede ad altri credenti, che loda gli altri credenti e che prego per altri credenti, mie sorelle e fratelli in Cristo. Oppure, se sei in un momento brutto, prega queste cose della tua vita. Signore, io lo so che tu ci sei, io ho fede in te, sono qui pronto ad accettare la tua grazia, perché io voglio credere che c'è un campo per me, che tu stai preparando qualche cosa di meglio per me, e attendo la tua grazia, e nel frattempo mi rifugio sotto la tua ala, perché tu sei mio padre. Tutte queste le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.